Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Fra le Torte in Store, benvenuti ai nuovi iscritti. Io sono Davide e con me è il mio piccolo assistente Jason. E oggi siamo qua con una nuova recensione che vede protagonista Batman direttamente dal film Batman Returns. La marca in questione è Best Kingdom, abbiamo già visto qui sul canale, diciamo, la prima wave, chiamiamola così, dove avevamo Batman e Joker del primo film e questo e del secondo film. Nel secondo film hanno fatto solamente Batman e nessun cattivo, quindi né Catwoman e né Pinguino, purtroppo. Allora, questa è la scatola, dietro abbiamo alcune immagini, davanti abbiamo una finestra che vediamo all'interno. La scatola non mi piace, quindi partiamo già male, preferivo quella del vecchio Batman, questa buttata un po' lì con la finestra, vabbè. Comunque, anche se a mio avviso questa action figure è stata fatta più che altro per, secondo me, scusarsi dell'oscenità che hanno creato nel primo Batman, visto che la gente è rimasta molto insoddisfatta da quell'action figure e anche noi sul canale ne abbiamo parlato molto male, e in caso vi foste persi il video ve lo lasciamo in fondo a questa recensione, e quindi secondo me hanno deciso di rifarsi. Non potevano fare un'altra versione 2.0, ma hanno voluto fare quella del secondo film, quindi è sempre Keaton, migliorandola, e questo lo dimostra anche il fatto che al momento non ci sono cattivi, quindi a meno che poi nel futuro vedremo. Comunque, direi di non perdere altro tempo e andare subito a fare la recensione. Prima di cominciare però, come sempre, vogliamo ringraziare tutti gli abbonati al canale che ci supportano. Grazie mille a tutti. Ricordatevi che qualora voleste potete abbonarvi al canale con l'apposito tasto abbonati qui sotto. Oppure potete usare le super chat mettendo così in evidenza anche il vostro commento. Ok, ecco secondo questo action figo. Diamo un'occhiata all'altezza. Ricordo che è una scala 1,9 cm, 22,5. Allora, partiamo subito col volto, ma io direi che ci siamo, questa volta abbiamo fatto centro. Bellissima anche la maschera, anche le punte sono belle resistenti nonostante siano in gomma dura. Guardate gli occhi perfetti, non ci sono difetti, a differenza dell'altro Batman qui non possiamo cambiare la faccia, abbiamo solamente questa, quindi non si può togliere il volto. Apertura delle braccia fino a qui, direi perfetto. Abbiamo la rotazione della spalla, rotazione bicipite e doppio snodo sul gomito, perfetto. Le punte sono in plastica, la mano può ruotare e muoversi con lo snodo. Stessa cosa anche sull'altro braccio. Abbiamo il simbolo di Batman. La testa ovviamente non ha lo snodo, quindi non può muoversi. Possiamo appena appena girare, ma nulla di che. Probabilmente si può anche togliere, ma a noi non ci interessa perché tanto non abbiamo un'altra da mettere. Sul corpo abbiamo due snodi. Uno qui alla base, che possiamo ruotare o muovere destra e sinistra, e un altro qui in alto sopra gli addominali che ci permette di andare su e giù benissimo, tra l'altro, guardate, e non lascia neanche brutti segni quando è alzato. Ovviamente possiamo anche muoverlo appena appena e ruotarlo. Poi andiamo sulle gambe, la cintura gialla possiamo muoverla, quindi non è fissa, si muove, questa è la tavola, un'ottima cosa. Poi abbiamo gli snodi alle gambe, possiamo spostare su e giù, quindi possiamo dargli un effetto anche di seduta volendo, poi lo rimettiamo su se non ci serve più, e possiamo anche ruotare la coscia, stessa cosa ovviamente anche di qua. Poi andiamo sul ginocchio, abbiamo il doppio snodo anche qui, nessun errore di painting. Poi andiamo sulla caviglia, abbiamo lo snodo su e giù e abbiamo lo snodo anche sulla punta dei piedi. La caviglia ovviamente può anche ruotare. Sotto al mantello nulla da segnalare, e ora veniamo al mantello che sembra uguale all'altro. Adesso
precisamente non lo so, ma sembrerebbe uguale. È in tessuto, ovviamente, ruvido, ed è modellabile solo nella parte davanti, quindi se noi volessimo metterlo così, possiamo farlo. E questo è il nostro Batman. Allora, cominciamo con le mani. Abbiamo un paio di mani aperte, un altro paio di mani in questa posizione, poi due mani per impugnare, e infine altre due mani per impugnare il rampino. Poi abbiamo il telecomando della Batmobile, il Batarang con la fune attaccata, poi abbiamo gli Shuriken, ne abbiamo tre, e infine abbiamo il rampino che si può anche staccare. Ok, eccoci con le nostre valutazioni finali. Allora, l'action figure in sé non è male. Se avessi comprato subito questa e l'altra neanche fosse esistita, sicuramente il voto sarebbe positivo. Però è un chiaro rifacimento dell'altra. Anzi, come ho detto all'inizio, è un po' come chiedere scusa, come fare un passo indietro, perché è praticamente la stessa action figure migliorata. Ovviamente hanno cambiato il body perché i pettorali sono diversi, il simbolo è diverso, eccetera eccetera. Oltre ai miglioramenti che hanno fatto rispetto a quell'action figure, ci sono comunque dei peggioramenti, dei difetti, e cominciamo subito con meno accessori, meno teste, e in più non c'è la basetta. Questo è un errore secondo me enorme da parte di Best Kingdom, che di solito le mette a tutti le basette. Infatti quando ho visto che mancava pensavo fosse una svista, e invece non c'è. Forse la prima action figure che fa Best Kingdom senza basetta, quindi secondo me qui hanno fatto proprio un passo falsissimo. Difetti oltre a questi non ce ne sono. Secondo me hanno fatto un ottimo body, è stata un'ottima cosa aver tolto il tessuto e aver fatto tutto in plastica, così almeno non ci sono problemi come nell'altra che era una cosa inguardabile. Mantello ottimo, anche la scala un'ottima action figure di 22 cm comunque di Kito, non è niente male. Quindi a mio avviso l'acquisto è super consigliato, soprattutto per chi non aveva comprato quella precedente. Jason, che ne pensi? Molto bello, spero che fanno sì pinguino e... quello, allora se facessero pinguino secondo me hanno sbancato, anche perché sarebbe l'unica marca ad aver fatto pinguino e lo stiamo aspettando. Anche NECA. Sì, ma NECA l'ha fatto 1.4. In questa scala sarebbe l'unica e lo stiamo aspettando tutti, quindi speriamo, dai, stiamo a vedere. E spero che fanno anche mente. Il Forever. Se segue la strada che ha iniziato dovrebbe farli tutti. Sì, infatti tutti. Però vediamo, dai. Bene, detto questo, noi vi ringraziamo come sempre di averci seguito. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciateci un like e un commento se questo video vi è piaciuto, e seguiteci anche sui nostri social. Noi vi diamo un appuntamento come sempre al prossimo video, sempre qui, sempre con me e sempre con Jason. Grazie mille e ciao a tutti. Ciao.